Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, prontissimo per continuare su Monster Jam Showdown in versione PlayStation 5. Come sempre in collaborazione con Playon Italia, ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa bellissima collaborazione, per avermi inviato un press kit del nuovo Monster Jam Showdown in versione PlayStation 5, ma ringrazio anche Sara di Playon Italia per avermi proposto questa bellissima collaborazione, per avermi inviato un press kit del nuovo Monster Jam Showdown in versione PlayStation 5. Un ringraziamento va anche a tutto il team di Milestone, a tutti gli iscritti e non iscritti che comunque mi seguono sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti ragazzi, e allora vi ricordo come sempre che se volete dare supporto qui sul mio canale YouTube basta lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi gentilmente sul mio canale YouTube e andremo avanti veramente in un modo come si deve. Allora, qui cosa abbiamo? Vediamo un po'. Quale Monster Truck vogliamo usare. Io adesso non ricordo quelli che ho usato in precedenza. Alcuni magari posso ricordarli. Alcuni, ragazzi, vi chiedo scusa, ma non posso ricordare il tutto. Quindi vediamo un po' quale voglio usare. Vediamo un attimino. Questo non ricordo, non mi sembra di averlo, ma forse no, questo si acquista a parte. Sì, perché abbiamo il più lì, no, quindi no, assolutamente no. Vediamo un attimino. Mostra pacchetto, vediamo un po'. Prima di continuare, tranquilli. No, vabbè, sono a pagamento, quindi assolutamente no. Allora, vediamo un po' quale andremo ad usare. Allora, di quelli che ho disponibili, perché poi ne dovrò sbloccare altri. Questo è molto bello. Però è quello che sto... Gestisci, vediamo un po'. No. Vai. Vediamo un po'. Perfetto, useremo questo, ragazzi. Verrà prima potenziato e poi possiamo usarlo. Tanto abbiamo tutto, abbiamo crediti, abbiamo tutto per potenziare. Perfetto, allora possiamo continuare la nostra famigerata carriera qui senza problemi. Showdown Tour, via, dove eravamo arrivati? Dove eravamo arrivati? Dove sono arrivato? Vediamo un po'. Gli Hawaii sono in arrivo, perfetto. Allora, vediamo un po' qui. Qui bisogna continuare. Sì, abbiamo molto da prendere, ragazzi. E allora buon divertimento. E allora buon divertimento a tutti. Anche perché il titolo è veramente bello, divertente. Io amo questi giochi, poi... Non so voi, ragazzi, ma io sinceramente... Io li amo, quindi ci gioco veramente con molto entusiasmo, come devo dire, no? Vediamo come andrà questa gara, perché giustamente... l'Excalibur abbiamo qui. Faremo una gara molto... impegnativa, credo, eh. Poi bisogna vedere. Credo che sarà una serie che ci porterà via ancora un po' di tempo, ma... ben venga, perché è veramente molto divertente. Allora... ecco, qui nella neve, insomma... nella neve un po'... ai ai ai, vabbè, qui diciamo che ho sbagliato io, ragazzi. Ho sbagliato perché non era il momento di accelerare in quel modo, di usare il turbo. E vabbè, comunque credo che siamo ancora in gara. Poi in caso non riuscirò a vincere, ripeteremo la gara, non è un problema. Non è assolutamente un problema. L'importante è divertirsi, ma giustamente anche cercare di vincere, come giusto che sia. Poi bisogna sempre vedere e capire un po' in che modo andranno le cose. Mamma mia, però qui. Mamma mia. insomma, in che posizione sono? Non è semplice, ragazzi. Non è... vado qui sotto perché voglio andare qui.
Insomma, qui sono... Allora, questo Monster Truck è un po'... Allora, sto per riprendere il primo o il secondo posto? Qual è quello lì? Credo che è il secondo, perché se ha la corona... No, è il primo. È il primo, ragazzi. Spero che riuscirò a vincere questa gara, perché sinceramente ripetere una gara nella neve non è il massimo, non è il massimo, eh. Non è il massimo, ragazzi, vai. Wow! L'abbiamo beccato, eh. L'ho beccato, quindi. Mamma mia. Sì, però dai, non... ragazzi, qui la vedo... La vedo grigia la situazione qui, eh. La vedo un po' male. Non credo che riuscirò a vincere questa gara, o almeno... Io ci provo, poi bisogna vedere come andrà. Io ci sto provando, ragazzi, poi... Sulla neve purtroppo non sono mai molto... No, dai, qui ho perso io. No, vabbè, dai, non ci credo. No, ragazzi, no. Riproveremo la gara, perché veramente sono partito malissimo, però mi prenderò i punti che mi spettano. Sì, giocheremo ancora, perché sinceramente ho giocato di un male, ho giocato malissimo e quindi voglio ripetere la gara. Voi sapete che non è da me ripetere sempre le gare, però in questo caso credo che mi si può concedere questo bonus. Spero. Proviamo, dai, proviamo. Proviamo. Bisogna provare qui, eh. Mamma mia. Mamma mia. Devo mettere un po' più impegno, perché prima ho sbagliato io su... ho sbagliato su diversi fattori, perché... Non sempre era buono accelerare in alcuni punti, anche perché è una pista molto... Non è un circuito... ha molte curve, No, dai. Mamma mia. È tosta. Ovviamente, ragazzi, ve lo dico, se... Se in caso adesso perderò, non ripeto la gara di nuovo, ma andremo avanti, anche per non annoiarvi, insomma, ecco. Non posso di certo annoiarvi. Non devo annoiarvi, quindi spero di riuscire in questa impresa, perché prima comunque avrei vinto, a fortuna. Poi, ecco, vedete, qui è un errore che io non devo fare. Io non devo fare l'errore lì, ragazzi, ad accelerare, a piazzare il turbo lì, perché poi, vabbè, lasciamo stare, su. Errore mio di nuovo. E gli errori, giustamente, poi si pagano. Poi si pagano. Gli errori, purtroppo, si pagano. Proviamo. Ecco, qui posso accelerare con il turbo, ma... Neanche bisogna esagerare più di tanto. Neanche devo esagerare più di tanto lì, ragazzi. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Andiamo qui. Va bene. Insomma, non devo fare l'errore di prima, eh. No, assolutamente. Devo provare a non rifare l'errore di prima, ragazzi. Tempo scaduto, abbiamo vinto. Questa volta abbiamo vinto, e beh. Ora voglio capire. Io userò lo stesso Monster Truck, sperando che non comparirà, che non ci sarà un altro circuito, un altro circuito con la neve, perché voglio capire se avevo difficoltà sulla neve con questo Monster Truck, oppure
devo capire un attimino questa cosa. Via, tanto qui abbiamo un altro circuito. Non so, spero, no, e anche no, giustamente abbiamo la neve anche qui perché siamo nell'habitat naturale, giusto? Quindi non possiamo... Ready! Vabbè. Andiamo. Ci divertiremo. Io mi divertirò sicuramente, ragazzi, ma credo anche voi. Ma credo che vi divertirete anche voi. Andiamo. Vediamo un po'. Eh sì, un altro circuito sulla neve che poi sembrerebbe uguale, a differenza che qui non è a tempo, ma sono tre giri. Sono tre giri, ok. Allora, qui già... Vabbè, adesso conosco un po' meglio il circuito. Allora, ho accelerato un po', ho usato un po' il turbo, però come si può ben vedere, adesso il circuito lo conosco un po' meglio. Non benissimo, ma comunque riesco a gestire meglio la situazione. Quindi riesco a gestirlo meglio. Vediamo. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Vabbè. Andiamo di qui. Io voglio andare di qui, no? Perché mi devono spingere in quel modo? Non l'ho ben capito. Non l'ho ben capito, ragazzi. Veramente una cosa che... Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, allora. Ah, secondo giro. Siamo entrati nel secondo giro, vabbè. Va bene. Va molto bene. Qui sulla neve è un po' particolare, però possiamo... In alcuni punti posso accelerare, ragazzi, Posso dare qualche colpo di accelerazione come si deve, poi... In alcuni punti, insomma. Allora, qui sono primo, quindi vediamo un attimino di fare qualcosa per bene qui. O almeno provarci, poi. Ok, qui ho regolato bene l'acceleratore, sì. L'ho regolato veramente bene qui, ragazzi, l'ho regolato... L'ho regolato bene, però abbiamo un altro giro. Lo so, adesso la situazione qui si fa un po'... Non pesantina, attenzione, non pesantina, però si fa impegnativa, questo sì, questo sì. Questo si fa un po' impegnativo, sì. Allora, qui ho dato un colpo di turbo, ma senza esagerare, altrimenti poi mi sarei ritrovato un po' troppo... Magari su un muro, come è successo spesso, no? Sia nella gara precedente che poi in questa. In questa un po' meno, ma comunque la pista è quella, il circuito è quello. Ed essendo che il circuito è quello, ragazzi, purtroppo gli errori sarebbero potuti arrivare. E beh, vai, andiamo di qui. È una scorciatoia, va bene. Vai che abbiamo vinto, su. Vai che abbiamo vinto. Bene così, ragazzi. Molto, molto bene. Vai, mi sono impegnato, Mi sono impegnato. Diciamo che mi sono impegnato un po'. Saliamo di livello, magari. Magari saliamo di livello. Wow, livello 49. Ragazzi, qui la situazione si fa importante. Vi dico il perché. Sono curioso se poi si fermerà al livello 50 di pilota oppure se va oltre, quindi stiamo calmi. Allora, qui credo che sia da fare, però magari non lo affronteremo adesso perché abbiamo ancora da fare. Poi lo affronteremo prossimamente, ragazzi. Tanto non si fugge, non si scappa, siamo qui. Siamo qui. Sempre sulla neve, quindi... Siamo sempre sulla neve, ragazzi. Siamo sempre sulla neve.
sempre sulla neve, certo. Sempre sulla neve e il circuito sembra lo stesso. Ed è lui. Cambia, vabbè, comunque. Anche se il circuito sarà lo stesso, anche la vittoria dovrà essere la stessa, quindi... Vabbè, oramai lo conosco il circuito, ragazzi. Posso fare comunque qualche errore. Qualche errore spero che mi sia concesso, però dai, vediamo un attimino di fare tutto per bene, insomma. Di fare tutto per bene, o almeno... Spero di far tutto per bene, poi vediamo. Poi vediamo. Mamma mia, qui ci vuole impegno, ragazzi. Ci vuole impegno. Ci vuole impegno. Ok. Molto molto bene. Molto molto bene. Mamma mia, però qui. Mamma mia, ragazzi, andiamo, andiamo. Andiamo. Vabbè, insomma. Insomma. Andiamo su. Andiamo. Molto impegnativo, sì, molto impegnativo. Come giusto che sia, perché le gare impegnative mi piacciono. Le sfide impegnative mi piacciono, sì. Wow. Oramai ho imparato il circuito, ragazzi, eh. Dite la vostra sotto nei commenti, ma oramai ho imparato il circuito, appunto. Non si discute, diciamo che non l'ho imparato alla perfezione, però so il fatto mio adesso, so il fatto mio, quindi tranquilli che andremo avanti, andremo avanti. Tranquilli. Ecco, qui ho sbagliato. Respawn, lo so, ragazzi, voi sapete benissimo che io sono contro anche i respawn, ma qui sto vincendo, quindi non mi interessa, per questa volta lo uso. Vale per tutte le volte che ho fatto errori. Ma guarda lì, guardate lì, perché per poco non sono riuscito a prendere. Vabbè, comunque. Comunque va bene. Comunque va bene qui. Scorciatoia. Direi di sì. Direi di sì. Wow. Mamma mia, ragazzi. Che gara. Che gara strepitosa. Specialista del Monster Jam. Avrei gradito un po' più punti esperienza, eh? Avrei gradito un po' più punti, però. Però ne avrei graditi un po' di più. Ah, ho ottenuto qualcosina. Allora, ma qui sono finiti gli eventi per adesso? Vabbè, si continua qui, ragazzi. Si continua qui, non è un problema. Abbiamo diverse sezioni, no? Quindi siamo ancora comunque in Alaska. Titolo molto impegnativo, eh. Titolo veramente molto molto impegnativo. Ma giustamente deve andare così. Ma giustamente. Ma è cambiata la pista qui, ragazzi? È cambiata qui la pista? Mi sembra di sì, eh. Mi sembra di sì. Mi sembra che sia cambiata, quindi... Wow. Eh sì, non è più il circuito di prima. Giustamente abbiamo cambiato zona, quindi non può essere il circuito di prima, ragazzi. Assolutamente, assolutamente.
non può essere lo stesso circuito. Assolutamente. Ok. Ok, via. Molto molto bene, sì. Molto molto bene. Dove si va? Di qui? Ma sì, dai, forse una scorciatoia, quindi. Vai, primo. Vabbè, una gara molto breve. Sì, molto breve. Credevo che era un po' più impegnativa. Vabbè, dai. Eh sì. 14 token guadagnati, bello. Andiamo subito verso un'altra gara. Allora, vai, ce l'abbiamo qui. Senza perdere ulteriore tempo. E qui, ragazzi, siamo veloci. Possiamo approdare subito. Possiamo approdare, via. Chissà come andrà questa gara, e quindi... Anche perché devo vedere... Ah, ok, 3 giri, 8 posizioni, quindi qui è proprio... Qui sarà proprio una gara, sì. Senza eliminazione. Chi arriva primo è primo. Poi, ragazzi, nel prossimo episodio ricambieremo Monster Truck, eh? Ve lo dico in anticipo. Perché non sono molto soddisfatto da questo Monster Truck, sono sincero, eh. Non sono molto soddisfatto. Eh no. Purtroppo non sono soddisfatto, ragazzi. Non sono così tanto soddisfatto. Vediamo un po'. Via. Ho imparato la strada anche qui, dai. Prima facevo un po'... Andavo molto più lento, adesso vado molto più preparato, sì. Vado molto più preparato qui. Ah, il primo giro è questo. Allora, ragazzi, poi dopo di questo circuito ne faremo un altro e chiuderemo l'episodio, eh. Quindi... Un'altra gara dopo di questa e chiuderemo l'episodio, che secondo me siamo su un tempo molto giusto, sì. Credo. Gara, prova acrobatica, vedremo cosa ci sarà, insomma. Io non posso saperlo. Al momento non posso saperlo, quindi... Mamma mia. Andiamo di qui. Vado di qui. Ok. Cioè, se io non prendo bene subito la curva, non posso andare di lì. Va bene. Spero che riuscirò nel prossimo giro, quindi. Vamos. Andiamo di qui. Stiamo calmi, ragazzi. Secondo giro concluso, via. Secondo giro concluso, certo. Secondo giro concluso. Perfetto. Perfetto. Molto molto bene, sì. Molto molto bene, via. Vediamo un po'. Vai. Dai che posso farcela. Dai che posso vincere. Dai che è tutto sotto controllo.
anche sotto la neve. Anche sotto la neve, tutto sotto controllo. Via, abbiamo vinto. E ora raggiungerò il livello pilota 50 e vedremo se, come dico io, che vediamo, ragazzi. Perché ora il livello 50 non me lo toglie nessuno qui, Va avanti, livello 51. E allora potrebbe arrivare anche al livello 99 di pilota, eh sì. Se supera il 50 può succedere anche questo. Cos'è successo? Il menu non va avanti, ragazzi, eh? Ah, ok. Ci è voluto un po' di tempo, ma... Vai, nuovo Monster Jam, nuovo Monster Truck. Attenzione. Lo useremo nel prossimo episodio, giustamente, eh? Allora, andiamo dietro qui. Vediamo un po'. Via. Altra gara qui, ragazzi. Siamo sempre in Alaska, quindi siamo rimasti comunque in zona. Senza problemi. Senza molti problemi. Sono rimasto in zona, vediamo. Vai. Vamos. Mamma mia. No, fermi qui, rallentiamo perché... Rallentiamo perché la gara potrebbe essere... Ah, 5 giri. Quindi chiuderemo in bellezza questo episodio. Ah, ma sono 5 giri... brevi. Sono molto brevi. Va bene. Anche se sono 5 giri brevi, va più che bene, ragazzi. Ecco, bisogna stare attenti qui perché... Se si fa uno scontro in volo, non è molto molto bello, eh. Non è molto molto bello. Ai ai ai. Ai ai ai. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Ce la possiamo fare? Ma sì, perché no? Ma certo. Anche perché sono primo. Questi qui li sto per doppiare, quindi... Ecco qui, come dico li sto per doppiare, succede l'imprevisto. Ma devo stare attento perché comunque dietro le calcagna lì ho qualcuno che mi sta mettendo un po' di ansia, un po' di pressione. Un po' di pressione, vai, diciamo così. Un po' di pressione che non va bene, non va affatto bene. Non va affatto bene, via, abbiamo vinto. Allora ragazzi, adesso vi dico cosa faremo. Vado a selezionare il Monster Truck che abbiamo vinto, che abbiamo sbloccato. Sistemeremo tutto, così poi nel prossimo episodio siamo già pronti per andare in gara. Non so se siete d'accordo, ma secondo me è la cosa migliore da fare, via. Racer abbiamo sbloccato qui. Un po' di esperienza aggiuntiva e vai. Vai, possiamo tornare dietro qui. Tranquillamente. Cambia Monster Truck. Vediamo un po' dove si è posizionato quello che abbiamo sbloccato adesso. È questo. È questo. Gestisci. Ovviamente andiamo a potenziarlo perché tanto possiamo permetterci anche il lusso di potenziare tutti i livelli di questo famigerato Monster Truck, che spero si comporterà bene in fase poi di gara.
Allora ragazzi, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Monster Jam Showdown in versione PlayStation 5 ed in collaborazione come sempre con Playon Italia. Ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso questa bellissima collaborazione, per avermi inviato un press kit del nuovo Monster Jam Showdown in versione PlayStation 5. Ringrazio anche Sara di Playon Italia per avermi gentilmente proposto questa bellissima collaborazione, per avermi inviato un press kit del nuovo Monster Jam Showdown in versione PlayStation 5. Un ringraziamento va anche a tutto il team e lo staff di Milestone, a tutti gli iscritti e non iscritti che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube e danno un bel supporto. Grazie per il vostro supporto ragazzi. Vi ricordo come sempre che se vi farà piacere, per dare supporto sul mio canale basta lasciare un like, un commento, condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti, si chiude qui un altro episodio, ma andremo avanti molto molto presto. Parola del vostro Diablotex. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.